Meloni ha vinto le elezioni sulla base di un grande progetto di modernizzazione del paese, modernizzazione assolutamente necessaria in tutti i settori. Ha già preso alcuni provvedimenti di carattere simbolico che vanno in questa direzione, penso a Napoli e penso all'Alitalia, ma si sta muovendo a 360 gradi su tutti i campi. Quello della scuola è uno degli aspetti fondamentali che il ministro Gelmini, con grande determinazione, grande coraggio, grande convinzione, sta portando avanti. La situazione della scuola italiana è drammatica da tutti i punti di vista, è da tutti riconosciuta come una scuola non più capace di preparare i giovani ad affrontare il futuro. È una scuola che non dà conoscenze e la sfida per i prossimi anni sarà basata sulle conoscenze, la competitività con gli altri stati, con gli altri sistemi sarà sul possesso delle conoscenze e non è neppure più una scuola che forma, che dà valori, che dà regole ai ragazzi. Il ministro sta finalmente, convincendo tutti sulla necessità di cambiare questo stato di cose. Una scuola ridotta a un diplomificio da una parte, a uno stipendificio dall'altra, che ha mortificato non solo studenti e allievi, ma anche gli insegnanti stessi, nella stragrande maggioranza persone che vogliono lavorare con passione, che sono preparate. Quindi una scuola che si ripropone come scuola che forma e come scuola che dà regole. Da questo punto, per questo, ecco che sono stati introdotti il grembiule, il voto in condotta, si è riparlato di inno che venga suonato l'inno nazionale all'inizio delle lezioni, è stato reintrodotto il concetto di merito, è stato reintrodotto il maestro unico. Sono provvedimenti che vanno nella direzione, da una parte, di valorizzare il merito, stimolare i migliori, dall'altra, e penso al maestro unico, dare un riferimento unico ai bambini che già hanno mille, troppe forse, sollecitazioni dalla pubblicità, dai mass media, da internet, dal computer e più che mai hanno bisogno di una unica figura di riferimento. Una scuola quindi che formi, una scuola quindi che dia conoscenze e valori.